Siamo qui con Tony Cappellari, grande manager della storia del basket per l'Olimpia. Ha lasciato veramente tanta storia alle spalle, tanto hai fatto nel mondo del basket. Qual è stata quella esperienza? Cosa ti porti dietro ora che ti occupi di altro? E raccontiamo anche ai nostri utenti di cosa ti occupi adesso, Tony. Allora, io ho avuto la fortuna che il mio hobby è diventata la mia professione per oltre 35 anni, ovvero fare dello sport, gestire dello sport. Oggi, da 10 anni a questa parte, mi interesso di formazione presso il gruppo Quanta, che è un'agenzia per il lavoro. Però, avendo noi una struttura sportiva, sono sempre coinvolto nello sport, sono sempre coinvolto ovviamente nella pallacanestro come tifoso professionista. Ricordiamo che hai un ruolo specifico al Quanta Club, da oggi si chiama così. Sì, al Quanta Club sono vicepresidente della struttura e mi interessa, considerato che nelle mie varie esperienze lavorative ho gestito il Forum e il Campus a Varese, che erano due strutture sportive di altissimo livello. Nel 2015 Tony Cappellari è ancora in pista, tant'è che più di una voce, anzi, da parte tua è arrivata che c'è tutta l'intenzione per candidarti come presidente del CONI Lombardia. Poi la cosa non è riuscita, i motivi sono vari, ma che cosa dovrebbe fare oggi un presidente del CONI in Lombardia? Se tu fossi stato presidente, quali sarebbero stati i primi 100 giorni di lavoro? Su che cosa sarebbe stato focalizzato il tuo lavoro? Due argomenti principali: lo sport di base e l'impiantistica. Oggi come oggi fare dello sport costa. Le famiglie oggi hanno dei problemi per tirare la fine del mese e, ahimè, i figli vogliono mandarli a fare dello sport, costa, perché costa fare i corsi di nuoto, costa fare i corsi di ginnastica e via dicendo. Questo è un problema, perché lo sport, visto che la scuola, lasciamo perdere lo sport nella scuola, dovrebbe essere il più gratuito possibile. Perciò uno dei miei argomenti nel programma era migliorare lo sport di base, cioè dare la possibilità a tutti i bambini di fare lo sport. Numero due, l'impiantistica. La mia generazione giocava per strada, giocava nei campi, nei prati. Oggi Milano e le grandi città non hanno più queste situazioni. Perciò devi andare nell'impiantistica. L'impiantistica di base, perciò non sto parlando di palazzetti, di stadi, di piste di atletica con uno spettatore, parlo della base, non c'è più. Non esistono situazioni dove si possa fare attività a costi normali. Oggi le società sportive vengono dissanguate per gli affitti dei campi dove fanno la loro attività. Ecco, questo non deve succedere. E a seguire questo, defiscalizzare il più possibile le società sportive, cioè quelle che fanno veramente attività di base. Perché in questo momento a noi come società e a noi come Lombardia serve soprattutto far fare dello sport ai bambini. E i bambini, quando iniziano, sta pur certo che qualsiasi sport scelgono, sicuramente vengono affascinati da questo. Si poteva fare di più o va bene così quello che è stato fatto a livello organizzativo per lo sport durante Expo? Ma durante Expo, anche qui, si è pensato di fare le manifestazioni, tornei di calcio, cose di questo genere qui, per attirare le persone. Perfetto. Però non si è fatto nulla per far fare dello sport alla gente che lavora a Expo. La gente che lavora a Expo, e sono migliaia di persone, può essere che finito il lavoro abbia il piacere di andare in palestra piuttosto che fare una corsa, piuttosto che fare una nuotata. Mi dica dove. Ha parlato di sport e bambini, quello che potrebbe fare il CONI regionale nei prossimi anni. Ma se lei fosse stato presidente, quali potrebbero essere stati le altre cose su cui puntare l'attenzione? Cioè, oltre l'impiantistica, sì, e lo sport dei giovani? Beh, ci sono manifestazioni, seguire le squadre di tutti i livelli.
vorrei quasi dire che lo sport, il CONI, deve far coesistere tutte le federazioni, dalle più importanti alle meno importanti. Perciò la persona che deve mandare avanti tutto deve essere un gestionale, cioè uno che sappia mettere d'accordo e sappia mettere in pratica le filosofie delle varie federazioni, perché la politica ovviamente la fanno le federazioni. A livello gestionale, che cosa si potrebbe ulteriormente fare? A livello gestionale, fare le attività, cioè dipende da sport e sport, però promuovere quello che i vari sport e le varie federazioni propongono. Un consiglio per il prossimo, al prossimo presidente regionale? Il prossimo presidente sicuramente ha conoscenza dello sport. Spero che non venga schiacciato dai politici e dagli enti che tanto hanno influito in questa elezione.